cantai sempre, mi è sempre piaciuto cantare. Ma cantavo da proprio un tacanoscio con i miei fratelli, erano tutti canturi. Mi piaceva tutto, come padre la mia mamma, ne fare cantare gli ore che ne rinchiede. Andai in vergogna, stavo in campo, cantare un po', la mia mamma la diceva, cantare un po' fiori, cantava. Io che continuo a dire che il canto lega in qualsiasi modo, sia nell'ambito familiare del paese piuttosto che della nazione, perché il canto aiuta sempre. Ci si mette in cerchio, si comincia a cantare e si va avanti davvero per ore. Ancora oggi si va avanti per ore a cantare. Si canta in compagnia, si canta al par, si canta in chiesa, si canta il canto popolare, il canto religioso. Anche in officina ho cantato tanto. C'era il mio principale, ci trovava rocca, c'era. Sì. E poi sempre in montagna. C'è la corale parrocchiale, c'è il coro Nives, che è un coro di montagna che ha girato tanti stati europei, ecco. Quando andavamo in giro, cioè un concerto in giro fuori, capitava qualche volta che magari ci davano la cena, c'era magari anche un altro coro, o cioè, quando facevano le rassegne magari due o tre cori, poi preparavano la cena. Alla fine si cantavano qualche canzone, uno poi l'altro, però dopo alla fine cominciavamo noi a cantare, a Premanese cantavamo soltanto noi. La differenza non da... più da coro, ma più canzoni tradizionali alla moda Premanese. E dopo c'è il gruppo Cantapromain che porta avanti il discorso dei canti che si tramandavano di padre in figlio. La mia passione, devo dire, per il canto, prima di tutto viene da mia mamma, perché era proprio una innamorata del canto, in qualsiasi occasione gli capitava, lei cantava. Ma anche dagli operai del mio papà, che facendo il lavoro manuale era più facile avere gli spazi per cantare. Le ragazze quando andavano a Chargnon, che è quell'erba un po' ruvida che sa, cresce a 2000 metri, e tanto per farsi sentire da un gruppo all'altro, ogni tanto facevano questi canti e allora in lontananza si sentivano e si rispondevano. Stava su tiri e mi era sempre piaciuto andare su, inviare, andare su, fa il volto. Perché mi fa fatica a far basso. Un tiro, per dire una cosa alta, lunga, un po' così. Il tirare la nota in modo che intanto con l'altra la parte con l'altra strofa e non resta un vuoto. Andremo là su quei monti. Dove che spunta? Andrì là su quei monti dove che spunta il sole. Ricordo su quei pullman che mamma cantasse. E poi invece a metterlo su un dosso della montagna con una trentina di persone,
e sentire l'eco giù nella, nel fondovalle rende tutt'altra idea. Hanno cantato canzoni. Ero la gara nell'ura. Con tanti che sono state stufe, mi è sempre piaciuto cantare. E io non ti cantavo e tu ci sei più sovente mi io mi piaceva. A me piaceva a curare e dunque cantava perché io ho imparato. Tutto quel chilometro tenivo a mente il somo. Oh, carotoni, palpa qua, se vuoi sentire il mio cuore che palpita d'amor per te. Sto cittini. E lo imparai io, se erano tosse che io sai. E me me l'ho sempre tenuto da me. Ma io mi sai, mi invia. Che nel vero, dopo me rue, però io ho un momento del vero te amo. Il nostro canto spontaneo, naturale, lo trasmettiamo anche dentro il canto religioso. E abbiamo un bel po' di canti mariani della Madonna. Sì, sì, sì. E fatti appunto ancora con quella caratteristica lì del il tono alto, un po' elaborato, un po' trascinato. Oh bella mia speranza, oh dolciamo Maria, tu sei me.